Real Rally, uno dei piloti professionisti che ha partecipato allo sviluppo del simulatore, Gian Domenico Basso. Allora, quale esperienza siete riusciti a portare dalle vetture reali allo sviluppo del simulatore? Ma è una grossa esperienza, perché riusciamo, con l'esperienza che abbiamo fatto in tutti questi anni, io e i miei colleghi, ad apportare questa esperienza, questi dati tecnici in un simulatore. Questo vuol dire che quando una persona viene a provare questi nostri simulatori, si ritrova con un assetto fatto da noi, facendo molte ore al simulatore, e da questo assetto di partenza, che noi possiamo inserire all'interno di questo simulatore, si può partire a fare un test con il pilota e da lì modificare, a seconda delle esigenze e anche della strada che andiamo a percorrere nel simulatore, che è una delle strade, può essere una delle tante prove speciali di un rally, a percorrere queste strade e ad ogni esigenza del pilota fare un assetto diverso. Ok, non sarà mai una realtà al 100%, però ci avviciniamo molto. Al giorno d'oggi comunque i simulatori vengono sempre più usati, va bene in Formula 1, e adesso con questo nuovo simulatore che abbiamo e tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme ai tecnici, riusciamo comunque a simulare un bel 70% e anche forse di più una vettura. Cosa vuol dire? Che comunque noi riusciamo ad inserire delle modifiche e far sentire, percepire al pilota questa modifica nella vettura. Senti, per chi non ha mai giocato ai videogiochi, no? Si ritrova come qui come te. Si ritrova qui, che sensazioni ti ha dato subito di primo impatto? Ma devo dire che io sono forse uno dei pochi o dei tanti, non lo so, che non ha mai giocato nella PlayStation o nei giochi, quindi non avevo molta fiducia in questo, ecco, la prima volta che sono arrivato. Però poi provandolo e lavorandoci assieme ai tecnici ho capito che si può fare un buon lavoro. Un buon lavoro di partenza che poi puoi trasportare nella strada di tutti i giorni, diciamo. Come ho detto prima, non sarà mai una cosa al 100%, però riesci a fare, a capire, avere una sensibilità alle modifiche che noi riusciamo ad apportare. Quindi io l'ho provato per primo, cioè sono stato uno dei primi da quando siamo arrivati qui, e devo dire che non pensavo fosse possibile una cosa del genere.